esperienza, un'ulteriore testimonianza di quanto la Regione Puglia sta sostenendo il festival, lo fa in misura ancora più importante rispetto all'anno scorso. Come ho detto più volte, il sostegno della Regione Puglia ci viene tramite i servizi che vengono erogati attraverso la Fondazione Puglia Film Commission. Saluto e ringrazio il direttore Antonio Parenti che è qui con noi. Siamo giunti all'ottava edizione del premio Mario Bertone, certamente un motivo di grande orgoglio per il Festival del Cinema Europeo essere riusciti ad istituire questo premio, aver ottenuto la fiducia e il riconoscimento da parte dei tre fratelli Bertone. Ecco, voglio portare il saluto anche di Silvia, insomma, che ci ha sempre seguito e quest'anno purtroppo per impegni improrogabili, insomma, non è potuta essere qui con noi, però ci sono i due fratelli Carlo e Luca che come sempre tra poco sveleranno il vincitore. Saluto e ringrazio anche per essere qui il direttore del Centro Sperimentale Marcello Foti e la presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Laura De Ripoli. Come sapete, questo è un premio che è stato istituito dal festival e il festival è coinvolto immediatamente le due più importanti istituzioni cinematografiche che sono appunto il Centro Sperimentale e il Sindacato Nazionale Giornalisti. Ogni anno sottoponiamo, grazie appunto a questo lavoro di selezione che facciamo insieme, 10 autori. Segnaliamo 10 autori che hanno realizzato delle opere prime che sono state distribuite in sala nell'anno precedente. Gli autori non devono avere più di 40 anni, questi sono i requisiti del regolamento. Fa ricerca, lo è perché aggiunge ogni anno un nuovo impegno, quest'anno l'impegno sul restauro della pellicola di Totò, lo è anche perché ci apre a un circuito di festival che per noi danno il significato chiaro che i festival non sono una parentesi. Altrimenti le istituzioni secondo me non ci dovrebbero investire, ve lo dico proprio chiaramente, ecco, se fosse semplicemente la parentesi dovrebbe essere un fatto privato. Per noi i festival, questo, il Bifest, il Festival del Cinema del Reale, OFF, il Festival del Cinema Francese, sono in realtà un investimento che serve un impegno culturale ed economico e dunque anche turistico. Sono un motivo attraverso il quale si possa parlare della Puglia e del Salento, in questo caso in particolare, come luogo dove ci sono comunità accoglienti verso questo mondo del cinema. Non solo luogo che contiene bellissime città, ospitali verso come dire, delle trame importanti di film, delle trame che vogliono farsi ricordare, ma luogo che contiene una comunità accogliente. Quindi io vi ringrazio dell'impegno, per noi la qualità non è soltanto una ricerca, ma è un obiettivo di risultato. E quindi un festival che raggiunga questa qualità, che abbia questo livello di partecipazione, che si inserisca nella città in questo modo, per noi è sintomo di un apprezzamento verso la cultura che vogliamo radicare e perciò siamo fortemente soddisfatti. Voglio chiudere con una riflessione con voi. Noi stiamo elaborando una serie di bandi, li vedrete tra qualche giorno perché li abbiamo già concertati col partenariato, per le attività della cultura dello spettacolo. Ci abbiamo messo 18 milioni di euro e si aggiungono 100 milioni che riguardano i beni culturali. 18 milioni e 7. Sono per 3 anni. Anche questo testimonia il fatto di togliere gli eventi sport. Cioè potranno partecipare con una programmazione di 3 anni, associazioni iscritte al REA ed imprese. Associazioni iscritte al REA, di quelle che fanno investimenti anche sull'occupazione. Ti voglio dire questa cosa, per noi è importante anche la formazione del pubblico. Io sono stata a Sarajevo qualche mese fa, ho visto una situazione straordinaria che non è facile vedere da noi. Di giorno feriale, tantissimi giovani pagare il biglietto per assistere al festival che si faceva lì. Giovani poveri, che veramente faticano 2 volte, come dire, con 2 turni di servizio al giorno, per poter pagare il biglietto per il cinema. E mi sono chiesta, ma com'è possibile che qui queste cose succedano? Che ci siano tanti giovani, giovanissimi che vanno al cinema? L'ho visto il giorno dopo. Un teatro utilizzato come formazione dei ragazzi. Ci assegna quello di favorire, intanto di intercettare, scoprire i giovani talenti e favorirne la crescita. Se questi sono i risultati, siamo
sulla buona strada, significa che stiamo lavorando bene, sono tanti giovani che cominciano, iniziano la loro attività professionale e davvero, come diceva Alberto, i lavori erano tanti, tutti di altissima qualità, e è stato molto molto importante. Poi chiudo dicendo che comunque questo premio Mario Verdone porta bene, se andiamo a vedere chi ha vinto le edizioni precedenti, da che essere soddisfatti e stare tranquilli per i registi, perché evidentemente è un viatico importante per una carriera luminosa, come auguro a chi vincerà questa edizione di quest'anno. Professore, anche per le parole che ha riservato la stampa, vedo che quest'anno ce n'è ancora di più, ma questo è segno che è un festival che gode di una salute ottima, anche grazie all'attenzione che ha dalla stampa, non solo locale ma anche nazionale, quindi questo ci fa piacere. Per quanto riguarda il nostro contributo, devo dire che mi sembra impossibile, siano già passati 8 anni, Carlo, Luca? Cioè, 8 anni che mandiamo avanti insieme questa iniziativa, che spesso coincide anche un po' con le selezioni dei nastri, perché poi adesso cominciamo quelle e quindi già siamo in pista anche con la nostra cinquina. Però la selezione di questi 10 team che poi sottoponiamo a Carlo, Silvia e Luca, devo dire che insomma è un lavoro che facciamo durante l'anno, un po' con appunto con l'idea delle carte d'identità alla mano, perché questi 40 anni non so, forse qualche volta si potrebbero anche abbassare un pochino, visto che in realtà è proprio una bellissima lezione di anche di incoraggiamento ai giovani, però è anche vero che alcuni esordi arrivano un po' tardi, ci si mette un po' di più, quindi ecco perché arriviamo a 15. Detto questo, c'è un'altra data importante, sono 100 anni di Mario Verdone quest'anno e quindi è un centenario meraviglioso, mi sembra che a me sembra di vederlo ancora ieri, quando appunto abbiamo frequentato da vicino, lo dico a Roma ma lo voglio dire anche qui, perché Mario è stato uno dei nomi storici così vicini al sindacato, uno dei nostri iscritti, e quindi non posso che ricordare sempre con grande piacere il lavoro che lui ha fatto con noi per i ragazzi, in particolare sulle tesi di laurea. E quindi veramente un grandissimo così abbraccio a Mario anche oggi. Grazie a tutti voi, grazie all'assessore, grazie alla città di Lecce, grazie a Laura, a Marcello Foti, grazie a Alberto La Monica, insieme con Luca e mia sorella Silvia, di aver creato qui questo premio. Papà è sempre stato un allenatore di giovani che avevano le capacità, è stato il primo ad avere una cattedra di storia e critica del film, fortemente voluta da lui in Italia. E quindi se oggi si insegna la storia critica del film nelle università lo dobbiamo sicuramente a papà. Quindi questo premio è un premio all'interno di un festival che ogni anno sta sempre di più guadagnando interesse e prestigio, e quindi noi siamo veramente molto molto contenti di affiancarci con questo riconoscimento, perché poi è un riconoscimento che si sposa in pieno con tutto quello che ha fatto papà, cioè papà ha sempre stato ha sempre intercettato il talento in giovani artisti, nel cinema, nell'arte, nella pittura, è sempre stato un tale scout. Noi in questa nostra operazione di scelta abbiamo anche chiaramente, siamo stati assolutamente autonomi nelle nostre decisioni, però abbiamo anche cercato un po' di intercettare un po' anche il gusto di papà, la serietà e il rigore con cui lui vedeva i film, e quindi noi ci siamo trovati 10 film segnalati dal sindacato giornalisti, dal centro sperimentale, molto interessanti, e arrivo a dire che abbiamo riscontrato quasi più coraggio in queste 10 opere prime che non nei film usciti in maniera canonica nelle sale cinematografiche. Quindi c'è quindi una nuova generazione di cineasti che si sta facendo valere e sta portando avanti con molto coraggio delle
un cinema nuovo, un cinema coraggioso. Quindi ecco, il coraggio sicuramente che hanno avuto loro non l'ho riscontrato, perché io, diciamo così, è uscito ufficialmente dalle sale. Quindi Marco Danieli, Maim di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, Il grande sogno di Michele Vannucci. Il premio Mario Verdone 2017, ottava edizione, va al film La ragazza del mondo di Marco Danieli. Perché è una regia sicura e di grande equilibrio che già dimostra un interessante rigore stilistico, trasforma la storia di un amore proibito nel racconto di un'emancipazione che sfida divieti e condizionamenti. Un film che affida al talento dei due giovani attori ben diretti anche un viaggio in un mondo che svela oltre i luoghi comuni che gli appartengono. Complimenti, ma complimenti anche a Michele Vannucci, anche il suo è veramente uno splendido film, coraggioso, bello. Dovevamo arrivare a una cosa, quindi complimenti a tutti e due, ma complimenti soprattutto a Marco Danieli e anche a Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Quindi.